Eccoci qua, oggi affronto lo schema alberi di lato 9. Questo schema qui di lato 9 è stato pubblicato sulla rivista Brain Trainer della famiglia di Focus qualche annetto fa. Ce ne sono parecchi di varie misure, qualcuno l'ho risolto, qualcuno no. Comunque adesso risolveremo quello di lato 9, questo qui. Questo schema contiene due alberi per riga orizzontale, per colonna verticale e per settore. La regola, a parte questo che ho detto, è quella che due alberi non possono toccarsi. Se c'è un albero qui, tutte le 8 caselle attorno a lui non possono contenere alberi. Allora ho qui con me la matita e la gomma e la penna. Con la penna scriverò le mosse giuste, sicure, e con la matita le mosse non sicure, non ancora certe. E due alberi per podere. E di lato 9 avevo fatto anche alcuni schemi con un albero per settore, però insomma risolviamo questo con due alberi. Qua ci sono 3 caselle, io parto sempre dagli schemi piccoli, 3 caselle, e possono avere gli alberi solo in queste due caselle, quindi segno un albero in questa casella, un albero in questa casella. Questa colonna, a parte le caselle vicino agli alberi, sono da annullare, questa colonna comunque è completa, per cui elimino tutte queste caselle. Guardiamo settori piccoli. Allora, questo settore è diventato di 6 caselle, non può avere senz'altro l'albero qui, perché sennò impedirebbe impedirebbe l'albero nelle altre caselle. Anche questo settore è piccolo, di 6 caselle, non ci può essere un albero qui perché questa casella tocca tutte le altre. Insomma, adesso abbiamo fatto poco. Però qui ci sono 5 caselle di seguito. In 5 caselle ci devono stare due alberi, quindi l'albero non può essere qui. Pensiamoci un po', se ci fosse un albero qui, segniamo la matita, se ci fosse un albero dovrei eliminare tutte le caselle attorno, e quindi in questa colonna ci starebbe solo un albero. Quindi in questa casella, adesso la annullo, non ci può stare l'albero. Questa qui era. Vabbè, insomma, c'è sempre spazio per alberi. Adesso esamino le prime 3 righe. Questo di esaminare più righe in una volta sola è un bel sistema. In queste 3 righe, due alberi per poder, ma anche due alberi per riga, in queste 3 righe, dicevo, ci devono essere 2, 2 e 2, 6 alberi. Beh, 2 sono questi qua. 2 alberi ci staranno nel terreno azzurro, devono stare nelle prime 3 righe. 2 alberi nel terreno arancione, perché questi due terreni stanno tutti nelle prime 3 righe. Quindi in queste prime 3 righe non ci potranno essere alberi negli altri terreni. Quindi elimino dal terreno verde scuro, dal terreno verde chiaro e dal terreno bianco le caselle che stanno in queste prime 3 righe. Ecco che posso mettere l'albero, i due alberi, nel terreno verde scuro. Uno va qui, adesso la situazione è analoga a questa. Qui annullo e qui albero. Elimino il resto della colonna, elimino le caselle vicine e nella penultima colonna ho già capito che un albero va in una di queste due caselle e uno in una di queste due. Ovviamente, essendoci un albero qui o qui, devo annullare questa e questa casella che stanno vicine, perché questa impedirebbe entrambe, questa impedirebbe entrambe. Analoga cosa qui. Bene, siamo andati un po' avanti. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso in questa colonna abbiamo nuovamente 5 colonne di fila, 5 caselle di fila come qui. 1, 2, 3, 4, 5 che conterranno due alberi. Quindi vicino alla seconda devo mettere una X, perché questo, se ci fosse un albero qui, sarebbe impedito l'albero qui, qui e qui, e rimarrebbero solo due caselle. Anche qui devo mettere una X, perché sennò sarebbero impediti gli alberi in queste 3 caselle e rimarrebbero solo due caselle per due alberi, impossibile.
bene, insomma bene. Ah, bene, sì, perché nel terreno bianco sono rimaste solo 5 caselle disponibili. Quindi ovviamente l'albero non può essere qui, perché questa casella tocca tutte le altre, quindi evitiamo qui. Un albero va o qui o qui, un albero va o qui, con conseguenza l'eliminazione di queste caselle. In queste due righe vanno due alberi, vanno quattro alberi, due alberi per riga. Uno è qui, o qui o qui, uno è qui o qui, e il quarto, 1, 2, 3, il quarto va in una di queste caselle. Quindi nel terreno verde chiaro un albero va qui e quell'altro albero va o qui o qui. Quindi in questa riga, o qui o qui. E allora tutte le altre caselle di questa riga non possono avere l'albero, perché uno è già qui, quell'altro va o qui, ce ne sono già due in questa riga, quindi elimino questa e questa. Ta-ta-tan. Ci siamo, quasi. Devo eliminare anche questa rosa, perché abbiamo detto che un albero va o qui, quindi non qui. Questa casella tocca entrambe queste due. Allora, di questo terreno rosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caselle, dobbiamo eliminare questa che tocca tutte le altre. Quando una casella tocca tutte le altre deve essere esclusa, perché impedirebbe il secondo albero. Allora, vediamo un po'. Ta-ta-tan. Ta-ta-tan. E adesso mi sono fermato. Anche in questa casella devo mettere una X, perché un albero sta o qui, e quindi questa che li tocca entrambi deve essere esclusa. Quindi un albero va in una di queste due, una in queste due, una in queste due e una in questa. Questa casella poi deve essere esclusa. Vediamo perché. Questa casella qui. Questa casella, se ci fosse l'albero, escluderebbe tutte quelle vicine a sé. Quindi nel terreno rosa rimarrebbero solo queste due caselle per due alberi. Però questa va esclusa per forza. In questo terreno marrone un albero va qui, uno va qui o qui, vediamo se riusciamo a escludere una delle due. Allora, in questa riga ci vanno due alberi, uno qui o qui o qui, ci sono tre posizioni. Senz'altro qui non ci può essere un albero, perché se ci fosse un albero qui dovrei escludere tutte queste due posizioni, quindi l'unico albero potrebbe essere qui, quindi questa va esclusa. Vediamo che in questa colonna mancano i due alberi e ci sono quattro caselle, quindi un albero starà in una di queste due, un albero in una di queste due, e quindi qui non ci può essere, perché questa posizione, l'albero qui, impedirebbe l'albero in queste due, quindi qui va X. In queste quattro posizioni ci vanno i due alberi di questa colonna, quindi devo eliminare questo e questo, perché un albero sta in una di queste due e un albero sta in una di queste due. Però il terreno rosa adesso ha tre caselle disponibili per l'albero, questa, questa o questa. Ovviamente un albero sta o qui e l'altro sta qui. Mettendo questo albero vediamo cosa facciamo, liberiamo questa. Gli alberi del terreno marrone devono essere uno qui e uno in una di queste due posizioni. E è rosa o qui o qui. Beh, adesso è facile, perché il marrone deve avere due alberi in in questa colonna ci sono due alberi e ci sono solo tre posizioni libere, quindi un albero va qui sopra, questo va X e questo va qui, va l'albero. Mettendo questo albero qui devo eliminare queste due caselle, quindi un albero sta qui, quindi due alberi, avevo detto che un albero sta venendo in queste due caselle, quindi due alberi dell'ocra ci sono. Questo. In questa riga ci sono già i due alberi, quindi annullo questa casella. Adesso l'azzurro deve avere due alberi,
uno qui o qui e quell'altro qui, quindi metto questo qui, ma per completare la seconda riga devo mettere il secondo albero qui. Ecco fatto. Adesso nelle prime tre righe ci sono due alberi. Questa colonna ha un albero solo e questa casella è libera, quindi mettiamo questo albero ed eliminiamo la casella vicina, il secondo albero va qui, eliminiamo la casella vicina. In questa riga ci sono già due alberi, annullo questa. In questa riga manca il secondo albero, metto albero e annullo la casella vicina, ci sono due alberi. Qua c'è un albero solo, metto l'albero qui e annullo la casella vicina. E questa casella, questa colonna manca il secondo albero, metto qui. L'ultima riga ha già due alberi, annullo questo e metto l'albero qui. Annullo questo e metto l'albero qui. Con abbastanza fatica ce l'abbiamo fatta. Due alberi per podere, due per ogni riga, due per ogni colonna. Il gioco è risolto.